Buonasera, siamo qui al Maracanã, appena terminato Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia, il derby di Tufino. Non c'erano però pedine importanti per la squadra tufinese dell'Olympique. Mancava il capitano Peppe Esposito, Rofio Brisco. Un saluto. Ha vinto agilmente il nuovo Borussia, così lo possiamo chiamare, Michele Brisco. No, io non lo chiamerei il nuovo Borussia, è sempre il Borussia, sono gli altri che sono vecchi. E quindi si devo innamorare. Non lo so. Vedete il Borussia di adesso, il Borussia di prima di Natale, poi ci ricordo. Sono stati due abbandoni importanti, Caccavale con Hippo. Abbiamo sopperito a queste due uscite con Vecchione e non ci sa, un altro. Non ci sa allora. A Caccavale il numero 2. Mezzanotte. No, il numero 2 di Caccavale è stato preso da Vecchione. Penso un acquisto. Un acquisto di lusso. Il presidente Spine si è superato. Caccavale, diciamo così, voto 5, Vecchione voto 8, questa è la differenza. Poi c'è l'altro acquisto, Francesco Spina, che siamo qui a parlare di un bomber ritrovato che con 5 minuti nelle gambe ha subito realizzato un grande gol. La parola a Spina Francesco. Rettifico, un minuto, non 5. Passo. Un minuto nelle gambe, un gran gol. Bellissimo. Promette spettacolo anche alla 13ª Inter Borussia. Non ci sarà. Non ci sarà, favolosamente lei non ci sarà. Sto in appello principale. Mi piace in Thailandia. Per la decisione. Non ci sarà Stefano Disco, ci dispiace, ma sappiamo che non sarà così. Ci sarà come la finale. Se la ricordo come la finale? Allora, no, volevo dire a parte questo, che adesso dobbiamo trovare un sostituto a Colippo. Diciamo così perché a cavallo è stato. Dobbiamo trovare entro. Entro mezzanotte. No, entro mezzanotte ti do il nome, giusto? Ok. Allora, perché a cavallo è stato facile perché non era tutta questa. Si pensa un ex Inter. No, qual è ex Inter? La ex Inter. Beh, non sto dicendo, non dico è nome. Triplete anche. Non dico nome, non nemmeno. Quando lo vedete sulla lista lo sapete. Poi ci dovrà essere questo discorso. Come si può apporto come stai vestendo, Poi. Lascio giudicare al campo chi è più forte e chi no. Va bene, ringraziamo Michele Brisco e Francesco Spina della Borussia Dortmund. Dopo questa vittoria a quota 15, Borussia vuole risalire la china. A che cosa punta? Borussia punta di tutto quello che c'è da vincere. Però, però il presidente fa fare meglio dell'Inter contro Borussia. Sono ormai 11 punti che vi separano. No, comunque il presidente ha chiesto di dilungarli quanto più possibile, noi speriamo di farlo, giustamente il campionato non possiamo puntare per il campionato, però puntiamo a, diciamo così, a togliere l'Inter dalla nostra visuale. Chiudiamo sull'Inter, alla 13ª ci sarà questo big match, ieri la nuova Inter con altri tutti effetti, 6-1 la Terima Madrid. La ci ha cambiato l'Inter io non la reputo nemmeno Inter, per dire la verità. L'Inter è una volta, come ho detto già prima, poi è entrato il nuovo presidente per l'amor di Dio. No, per l'amor di Dio lo stimo, lo voglio bene. No, 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 no comment. Fida qui. Lasciando, volevo solo dire forza Borussia. Concludiamo così, adesso Porto Valencia, l'ultima partita della 10ª giornata, le squadre sono già in campo. We'll be right back.
buonasera, siamo ancora qui al Maracanã, appena terminata Valencia Porto, il Valencia è riuscito a portare a casa la vittoria in un match scoppiettante fino all'ultimo minuto. Gli uomini di Adinolfi stavano perdendo, poi ci ha pensato Flavio Ferrara e Vincenzo Atteo ad portare a casa questo successo meritato, soprattutto tanto sperato. La parola nuovo acquisto Flavio F, Flavio Ferrara, subito allenatore e giocatore, subito si è vista la differenza in campo. Ma abbiamo giocato contro una squadra, una buona squadra. Noi siamo ancora una squadra di rodaggio, dobbiamo crescere. Il portiere non c'è, è stato Matteo, quindi buona diciamo come prima, buone impressioni. Ora la prima, siamo a 10 punti, 6 punti sopra l'Inter, alla quindicesima ci sarà il classico tanto atteso, riusciremo a portare questa squadra al meglio per quella partita? Ma guardiamo partita per partita, il resto viene con il lavoro e qualcosa che ci viene offerto dal nostro capitano Matteo. L'altra squadra, l'altro acquisto, come l'ha visto? Chi è l'altro acquisto? Non ti può dire il nome, non poteva venire ai microfoni. Raffaele, diciamo solo il nome. Ah, Renone, sì. Uno è un buon banchinaro, possiamo puntare su di lui anche dopo, sì. I campioni d'Europa, abbiamo anche qui il Gagliardetto, puntano a ritornare nella massima competizione da detentori? Speriamo, la strada è lunga, come dicevo. Logicamente per vincere ti devi togliere dalla porta, quindi sì, devi andare in mezzo. Devi andare in mezzo, meglio se vai in panchina e poi sì, si vede. Ringraziamo Flavio Ferrara, ciao. Buona la prima, finisce qui la 10ª giornata del trofeo Jack, ci vediamo settimana prossima.